A Fano nasce il Fano Marine Center. Servirà per lo studio della biodiversità, le risorse e le biotecnologie marine. Il centro di ricerca si svilupperà nella struttura di Sassonia, che è ora di proprietà dell'Alma Mater di Bologna, sede del laboratorio di biologia marina che rimarrà al suo interno. Questo grazie ad un accordo raggiunto tra l'Università di Bologna, quella di Urbino e la Politecnica delle Marche, la Stazione Zoologica Anton Dorn di Napoli, il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma ed il Comune di Fano. Il mare Adriatico è il teatro dei principali cambiamenti che si manifestano negli oceani a livello globale. È il mare in assoluto che si sta riscaldando di più. È il mare che soffre della maggiore pressione antropica, dell'effetto della pesca eccessiva, le vongolare sotto la battigia e necessita di misure speciali, necessita di know-how, come si dice, necessita di una ricerca importante. Questo centro a Fano riconosce il fatto che Fano è una città che è quasi baricentrica nell'ambito dell'Adriatico, che ha delle infrastrutture meravigliose che possono essere utilizzate al meglio e che rappresenta un vero laboratorio innovativo su scala italiana. Partiamo da Fano per dimostrare che la ricerca italiana, quella delle accademie e quella degli enti pubblici di ricerca, può lavorare assieme, perché il nostro problema in Italia è la frammentazione. Noi abbiamo molte infrastrutture, imbarcazioni, tecnologie, robot sottomarini e poi ci mancano gli studenti, ci manca il contributo e la collaborazione con i docenti universitari. Fano rappresenta un bellissimo esempio della possibilità di lavorare in modo diverso assieme e auspicabilmente di risolvere i problemi che colpiscono il nostro mare. Anche il CNR partecipa alla costituzione del Fano Marine Center che vede la luce proprio oggi. Si tratta di un esperimento, diciamo, abbastanza interessante per le scienze marine. Si mettono insieme ricercatori provenienti da tre università, quindi Università di Bologna, Università di Urbino, Università Politecnica delle Marche e due enti pubblici di ricerca, la Stazione Zoologica di Napoli e il CNR, che ho il piacere di rappresentare qui, per creare un incubatore di ricerca che possa aiutare anche la regione a perseguire obiettivi di crescita blu, quindi di economia del mare, che sono appunto importanti per la regione. Il nuovo centro di ricerca sarà operativo da gennaio 2020 ed accrescerà il ruolo della città nel campo delle ricerche marine e della formazione delle competenze. Oggi è un momento veramente importante. Presentiamo la nascita di un centro di ricerca internazionale che è permanente, che avrà sede qui a Fano. Quando si parla di ricerca significa che si parla di investimento territorio, ma di investimento per l'umanità. Questo farà ricerca sul mare, il mare rappresenta tanto, rappresenta ambiente, rappresenta sicurezza, rappresenta vivacità, tutta la fauna marina che c'è, rappresenta economia, rappresenta turismo, quindi salute, quindi sono tanti gli aspetti che ci sono. Da sindaco mi sento soddisfatto perché noi siamo copartecipi di questo percorso. E soprattutto mi piace questo aspetto che Fano è attenta alla ricerca perché in questi anni abbiamo investito molto con realtà che stanno crescendo, che si uniscono a questo nuovo centro di ricerca.